Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Eccoci, si comincia. Matuidi. Ottimo il fraseggio. Higuain! Il portiere si oppone. Ha davvero messo l'estremo difensore in difficoltà. Gli è solo mancato un pizzico di fortuna. Adrian Stojan. Higuain. Lichtsteiner. Paolo Dybala prova con la palla lunga, cerca lo spunto, Higuain, palo. Prova a verticalizzare. Provano a ripartire da dietro. Pjanic, lungo passaggio in avanti. Lichtsteiner, un po' di indecisione sul da farsi. Palla oltre la linea, gioco fermo. Bel pallone. Paolo Dybala, ha spazio per affondare. Paolo Dybala ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno però. Siamo ancora sullo 0-0. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla in profondità sulla fascia. Higuain scatta verso il pallone. Si libera la grande. Gioca una palla lunga. Passaggio intercettato. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Prova il tiro. E arriva la prima rete della giornata. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E il risultato si sblocca, 1-0. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Lichtsteiner, di forza. Cerca l'uomo là davanti. Cerca la profondità.
e trova il compagno. Raccoglie il rinvio e fa sulla palla. Quadua Samoa. Cuadrado. Cerca un compagno. Bella apertura. Ecco Cuadrado. Cross. C'è il tiro. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Sfuma il gol con l'errore dal dischetto. Si va dunque a riposo con una rete di distanza tra le due formazioni. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punto. E si ricomincia a giocare. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Higuain. Ecco Mandzukic. Mandzukic la gioca a sinistra. Prova a passare con un pallone profondo. E trova bene il compagno. E va a colpire di testa. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Riceve un pallone interessante. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Pjanic. Tocco morbido. Paulo Dybala ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Isco. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma non possono stare tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero deve essere difendere il vantaggio fino alla fine, ovviamente, ma devono fare attenzione a non chiudersi troppo in difesa. Cerca di allungare il gioco. E passa! Ottimo, può provare! È un grande riflesso qui! Che grande parata! Sicuramente non una parata semplice. Ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Incornata! La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ancora fuori dall'area. Isco. Stojan. Paulo Dybala ci mette il piede. Higuain. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Vuole la profondità. Non può sbagliare. Se ne va, cerca il tiro. La sfera entra in porta. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol.
si riparte da un netto 2-0. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Pjanic, Mandzukic, Kwadwo Asamoah. Il suo pallone è morbido, prova immediatamente in avanti, intercetta e c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra, la vittoria è la migliore ricompensa, ma anche l'abbraccio dei tifosi racconta molto di questo trionfo. Che partita è stata?